Ciao, benvenuto su Fast & Fit. In questo video parliamo di forza, ci alleniamo in palestra e vado a descriverti 5 differenti esercizi che puoi fare per migliorare quella che è la tua forza. Sono esercizi dedicati principalmente agli sprinter, sono esercizi anche adatti, è un workout adatto anche per i mezzofondisti che vogliono fare un po' di forza in palestra. Cominciamo subito con l'esercizio numero 1, che è lo squat. Quindi puoi farlo a castello, oggi lo faccio a castello. Puoi farlo assolutamente anche a corpo libero e lo squat è questo, quindi vai sotto la, l'asta e lo squat è questo. Regola numero 1, avere i piedi dritti e paralleli. Regola numero 2 è avere la schiena dritta, guardare in alto e andare indietro con l'anca, e le ginocchia devono rimanere praticamente lì dove sono. Si scende lentamente e si risale, si scende lentamente e si risale. Come vedi, la schiena rimane dritta e io spingo bene con i quadricipiti. Questo è un esercizio basilare per lo sprint, i quadricipiti devono essere forti e lo squat devi farlo. E in questo video non vado a dirti le ripetizioni, le serie da fare. Alla fine del video trovi un link per un video che ho fatto su come migliorare la forza, lì trovi degli esempi di programmi di allenamento per migliorare la forza. Quello che ti consiglio di più è il piramidale, quindi fare almeno 8 ripetizioni partendo dal 60% della tua forza massimale con un 10 ripetizioni, quindi a salire fino ad arrivare a fare una o due ripetizioni fino al 95% della tua forza massimale, poi fare almeno una o due ripetizioni scendendo all'80% e poi al 60%. Esercizio numero 2, andiamo a lavorare su quello che è il tricipite della sura, quindi lavoriamo sui polpacci, che come sappiamo, se vogliamo spingere forte, se vogliamo correre veloce, i piedi devono essere veloci, quindi i polpacci devono essere assolutamente molto molto forti. Quindi andiamo sempre sotto l'asta, quando ci mettiamo sotto l'asta mi raccomando sempre schiena dritta e poi alziamo e indietreggiamo leggermente con i piedi, la schiena mi raccomando è dritta, si guarda sempre in avanti, il corpo è a 180 gradi e poi cominciamo a spingere con i piedi, alzare i talloni, 2, 3, mi raccomando si spinge fino in alto e completare bene la spinta. Qui ti consiglio di fare almeno un 5, anche 8 ripetizioni e quello che ti consiglio è di fare almeno ripetizioni da 6-8 colpi, puoi arrivare anche a fare 20 ripetizioni, soprattutto se prepari 400 metri, come anche se sei un mezzofondista o prepari anche gli 800 metri. Esercizio numero 3, qui alleniamo l'iliopsoas, che è un muscolo assolutamente importantissimo se vogliamo correre veloce, che è un muscolo poi l'iliopsoas è un muscolo poi dell'anca, come sappiamo l'anca deve essere forte se vogliamo correre veloce. Quindi l'esercizio è questo, il piede lo metti davanti alla testa e la gamba deve essere tesa, leggermente inclinata verso il centro, il piede deve essere un 40-50 cm davanti al corpo, la gamba rimane tesa e spingi il corpo verso il muro, quindi la schiena e la testa sono contro il muro, e poi cominciamo ad alzare la gamba in questo modo e tieni il piede sotto bene, sempre così, con tre angoli, sempre da 90 gradi, che 90 gradi qui e 90 gradi il piede, no? E tiri su, 1, 2, no? In questo modo. Qui lavoriamo molto bene con l'iliopsoas e se vuoi correre veloce, il mio consiglio, allena molto l'iliopsoas. Esercizio numero 4, quindi qui andiamo ad allenare i bicipiti femorali e abbiamo bisogno della leg machine. E quindi l'esercizio è questo, ci mettiamo sulla leg machine, sdraiati e cominciamo a tirare sulle gambe, in questo modo. Quello che è importante è che la discesa deve essere lenta, quando arrivi in questa posizione rimani di un secondo e poi ritiri su. 2, un secondo e tiri su, tac. In questo modo lavoriamo bene, i bicipiti sono sicuro. Per evitare strappi e microfratture bisogna lavorare regolarmente. Dobbiamo avere quel secondo di pausa per evitare al muscolo quegli stress inutili, quindi evitare e diminuire quello che è il rischio poi di infortuni, che in questi esercizi con i bicipiti femorali bisogna stare un attimino attenti. Esercizio numero 5, facciamo lo step up, che è un esercizio in cui alleniamo molto bene i quadricipiti ed alleniamo molto bene i glutei, e se vogliamo correre veloce i glutei devono essere assolutamente molto forti. Quindi l'esercizio è questo, prendi la sbarra, puoi farlo con la sbarra, puoi farlo anche senza sbarra, chiaramente più aumenti, più lo fai, aumenti il peso con cui lo fai, più poi aumenti poi la forza.
Qui ti consiglio di fare delle ripetizioni che vanno dalle 4 a gamba fino a fare massimo 10-12 ripetizioni a gamba con o senza peso. All'inizio ovviamente prova a farli senza peso se non sei abituato a farli, e poi pian piano cominci con una sbarra da 15 kg e poi via via aumenti poi quello che è il peso. Quindi l'esercizio è questo: 1, 2, quindi sali con il piede. Salgo col destro, poi appoggio a sinistro, riscendo col destro e appoggio il sinistro, poi risalgo col destro, così. E quindi fai 4 più 4, 6 più 6, 8 più 8. E questo è un esercizio molto molto interessante, e l'effetto di questo esercizio, se lo fai bene, puoi riavere poi dopo le chiappe belle, belle sode e forti, che ci aiuteranno poi moltissimo quando vorremo correre poi veloci. Io con questo ho finito, ti saluto, ti ringrazio, ti abbraccio, ci vediamo al prossimo video. Ciao!